Buona domenica a tutti, buona domenica Ezio. Ciao Massimo, buona domenica a te e a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Allora, guardando i vari giornali oggi, insomma, da una parte una difesa che poi cambia lievemente nel corso della giornata, diventa un atto d'accusa, non mai nei confronti di Massimiliano Allegri, ma nei confronti di una Juventus che chiaramente non è quella che ci aspettiamo, ma l'abbiamo detto e ribadito più volte, nel senso che questa Juve non ha il DNA della vecchia Juventus. Beh, l'importante è che molti se ne stiano rendendo conto, questo è fondamentale. C'è un esempio sul fatto che sulla gomitata di Alcaraz viene tirato fuori il fatto che i senatori non hanno circondato l'arbitro, per l'amor del cielo, comportamento da stigmatizzare e condannare, lo facciamo sempre con l'Inter, ma giustamente viene evidenziato che questo DNA non esiste più, cioè si sono un po' tirati remi in barca. Tutto quello che alla fine viene messo in evidenza lo abbiamo noi anticipato già da molto tempo, quindi il fatto che non ci sia e non si possa affrontare, si possono affrontare sfide con una rosa di questo genere. Una rosa che comunque molti dicono scarsa, oggi alcuni giornali, in particolare il Tutto Sport, dice forse non è proprio così. Cioè abbiamo una serie di calciatori che alla fine gli altri si sognano e quantomeno non a livello di Udinese, insomma anche di altre squadre con cui noi abbiamo Verona, Cagliari, lottano per non retrocedere, insomma. Cosa non funziona? Punto interrogativo. Beh, qui non vengono date naturalmente nessun tipo di spiegazioni, perché è chiaro che è una somma di cose che alla fine ti porta in questa mediocrità che confonde molto le idee. Cosa si può fare? Questa è una bella domanda. Io ho molta responsabilità, la do all'allenatore e poi chiaramente anche alla società, per piacere. E però puntini puntini, Ezio. Massimo, la questione è quella annosa solita, vale a dire non può esserci grande squadra senza grande società. In questo momento purtroppo noi sotto il profilo sportivo non abbiamo un allestimento societario adeguato e tutto il resto viene di conseguenza. Nessuno è così sciocco da pensare che l'unico problema sia Allegri. Allegri è parte del problema, una grande parte del problema, ma non l'unico problema. Qui esiste uno scollamento assolutamente generale da parte di in società, da parte di qualcuno che si preoccupa solo dei conti e di raccogliere le briciole. Posso anche capire che in certe situazioni disperate, quelle che Giuntoli si è trovato, abbia dovuto operare transazioni non condivisibili in momento di salute economica, ma lo dico per esperienza diretta, esistono situazioni nelle quali ti devi accontentare dell'ovetto oggi, trascurando completamente una possibile gallina domani, perché non è detto che un domani ci sia. È ovvio che nel momento in cui esiste questo tipo di scollamento totale, la squadra non può non risentirne, a maggior ragione quando da inizio anno tutti nell'ambiente Juve, l'allenatore per primo, in tutti gli altri ambienti viene costantemente, incessantemente, manco fosse il bolero di Ravel, ripetuto a nastro il mantra che questa rosa è scarsa. Allora, io sto dalla parte dei giocatori, ok? Difendo i giocatori, voglio bene ai nostri giocatori ed è
E posso capire che questi giocatori, dopo mesi, 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 che si sono sempre sentiti dire di essere praticamente dei paria del calcio, ad un certo punto, anche inconsapevolmente, anche non deliberatamente, abbiano mollato la presa e delegittimato quello sì. Che in teoria dovrebbe essere il loro allenatore. Sto dalla parte di 25 persone perché trovo che sia assurdo attaccarne 25 per difenderne uno, peraltro assolutamente imbelle, perché Massimo, nel momento in cui colui che dovrebbe allenare la Juve va davanti ai microfoni e dice che questa squadra non corre come le altre e che non riesce a stare dentro la partita, parla come se fosse un giornalista, un commentatore televisivo, un tifoso, come se l'allenatore fosse un altro. Ma si è mai chiesto di chi è la responsabilità per questo stato di cose? Ma dovrebbe esserci un reato, la giurisprudenza dovrebbe prevedere il reato di calcio osceno in luogo pubblico. Ma insomma, è tutto questo balletto, questo valzer dei giornali di regime, cioè che un giorno lo difendono, ma il giorno dopo è meglio non fare un pochettino retromarcia, perché qui le cose potrebbero cambiare. Ecco, lo trovo veramente, cioè, già oltre la soglia del ridicolo e sicuramente nel patetico fino al collo. Tra l'altro, mentre stavamo parlando, mi è giunto un messaggio, Massimo, sì. Non posso ovviamente dire di chi, per la sacralità delle fonti, mi viene comunicato che in mattinata Giuntoli avrebbe avuto un colloquio con Conte. Ah, okay. Non so se telefonico, di persona, dopo che concluderemo questo collegamento cercherò di approfondire. Però in punta di fatto qui siamo, e per una volta tutto sport la scritta giusta. Questo non è l'anno zero, questo è l'anno sotto zero. Scusami Ezio, lo diciamo da tempo, abbiamo detto da tempo, sostenuto che questa Juventus non è un DNA juventino. Poi giustamente non bisogna buttare via tutto, però qui non è soltanto un allenatore, ma il contesto in sé, società non vicina ai calciatori, insomma, noi sappiamo che una squadra di calcio è un ensemble particolare, per cui tutto deve funzionare molto bene, deve esserci spirito di squadra, non soltanto tra gli 11, ma tra società, allenatore, direttore sportivo, insomma, questo è il quadro ed è qui che alla fine non c'è nulla di juventino e nessuno dice qualcosa di juventino. Per cui noi ricordiamo che nell'arrivo di Antonio, quando arrivò Antonio Conte, alcuni calciatori che prima venivano derisi, presi in giro, hanno avuto una trasformazione, lo sappiamo. Quindi io non sarei così pessimista come molti dicono, sostenendo che questa è una rosa scarsissima. Con qualcun altro probabilmente questa rosa diventa molto forte. Questa è la mia idea, Ezio. Guarda, io... Se si andasse in giro a chiedere ai vari allenatori della Serie A, la maggior parte, per non dire quasi tutti, se vorrebbero avere in rosa Szczesny, Brenner, Vlahovic, Chiesa, il Diz, ma lo stesso Rabiot, perfino McKennie, ecco, faccio fatica a pensare che riderebbero in faccia a chi glieli propone o che non li scambierebbero immediatamente con gli analoghi che quotidianamente devono allenare. Per cui, ecco, questa veramente stupida leggenda, ecco, metropolitana, per la quale abbiamo una squadra di gente presa dalla strada e non ha assolutamente alcun tipo di fondamento. Certo, non è la rosa del Real Madrid, la rosa del Manchester City,
ma stiamo parlando del campionato italiano, cioè su via, cioè, esiste anche un limite alla decenza, e così come dovrebbe esistere anche il rispetto normalmente per chi ascolta ed è indotto ad esprimere giudizi superficiali sulla scorta, limitandosi più delle volte sulla scorta dei titoli che vengono proposti. Ci vediamo per il consueto caffè, grazie Ezio e buona domenica a tutti. Buona domenica a te Massimo e un cordiale buon proseguimento di giornata a tutti gli amici di Juventus, una signora per due, chi non l'avesse ancora fatto, per favore, si iscriva al canale. Grazie, che la forza sia con voi. A Ugo. Bene, ci vediamo naturalmente con i consueti aggiornamenti, non dimenticate la live di domani e poi la live di martedì. Buona domenica a tutti.